anche questa ambientazione che ci richiama elementi molto passati della storia d'Italia. Noi siamo qui in uno dei punti più interessanti e più belli di Roma. È il monumento più megagalattico che c'è a Roma, era il più grosso edificio romano. E documenta, l'abbiamo già fatto vedere altre volte, e se volete avere ulteriori informazioni. Era 8 ettari coperto. Ne trovate tracce dappertutto. E questo è la Roma vera, la grande Roma imperiale, cioè la Roma di Diocleziano. Queste sono le terme di Diocleziano. In questo ambiente... Alti 30 metri gli edifici. Sì. Cioè come 10 piani da testa. Esattamente. E come 10 piani, come poi tutta la gente che ci si accalca. Qui invece sono 30 metri autentici, cioè di aria, di respiro, di grande respiro. Per attenersi di a questo, cupole, di arcate, di architravi. Per attenerci a questo vogliamo passare di marmi a una lettura di cui resta poco, ma insomma resta sufficiente per capire cosa significa grandiosità e grandezza. L'altra settimana abbiamo visto che i nostri amici hanno seguito con molta attenzione un video che abbiamo fatto a Arezzo dedicato alla Chimera. Abbiamo anche fatto vedere il simbolo di Bellerofonte che a cavallo di Pegaso uccide la Chimera. Abbiamo anche detto che quel simbolismo uccide fondendo il piombo, esatto, che è anche rappresentazione della tecnologia che avanza, non solo della tecnologia che avanza ma anche del ruolo, la funzione proprio relativa al mostro. Adesso leggeremo qualcosa di qui, e a completamento, l'avevamo già promesso, a completamento di come stanno esattamente le cose, perché non a caso sta Chimera, perché dice che è un'invenzione di un artista. No, così come il mito di San Giorgio nasce dalla visibilità di quei tanti disegni, sculture, mosaici eccetera, che si sono tramandati dalla prisca antichità a simboleggiare l'uomo che a cavallo del cavallo, e poi leggeremo che cosa significa, uccide il mostro. Questa è la sostanza. Poi è stato cambiato nel 1400 praticamente, quando San Giorgio, uccidendo il mostro, libera la fanciulla. Però da quel punto di vista lì, a mio avviso, e qui molto a mio avviso, rientrano alcuni fattori di carattere anche psicologico. L'uomo, il maschio, libera la femmina da certe pulsioni irrazionali, della irrazionalità della femminilità. Che non la paura e il terrore principalmente. Non era implicito nella raffigurazione precedente, come dimostreremo qui. Questa è un'opera fondamentale di un autore che leggerò alcune righe della presentazione. L'autore si chiamava Bachofen, è quello che ha studiato il matriarcato preistorico. Il libro si chiama Madri e virilità olimpica ed è stato pubblicato da Bocca nel 1949. Per avere una informazione sul Bachofen leggiamo poche righe del molto che ho sottolineato qui, ma sono poche righe. Il Bachofen ha scoperto l'era ginecocratica, cioè l'era nella quale il principio femminile è sovrano. Attenzione che noi stiamo ritornando nell'era ginecocratica. Ma corrotta, stanno però. Stanno comandando le donne e l'uomo si sta adeguando, femminilizzando, per poter reggere il confronto a parità. Di qui a cascata i miti dell'androginia, il mito della asessualità, il transgender e quant'altro. Androginia è la parola antica di quello che oggi si chiama transgender, è la stessa cosa. Il nome è diverso perché la cultura si esprime con parole diverse. Cioè l'era nella quale il principio femminile è sovrano.
corrisponde a tale era un arcaico stadio della civiltà mediterranea, sul quale ormai noi siamo... Non è che è un caso, perché sì. la cultura e la società ebraiche sono sempre state matrilineari, esattamente, e quindi androgine. Sì. Beh, siamo lì, ebraico, ma perché il potere ebraico finanziario sta prendendo il controllo degli stati più importanti. Vediamo che in Italia abbiamo un vice ministro ebraico, Gould qualcosa, consigliere niente meno che di Matteo Renzi. Ma ti immagini? È vice ministro dell'economia, non ce lo scordiamo mai. Consigliere quindi anche di Padoan. Ma chi è il ministro? Di quale religione è il ministro? Padoan, sappiamo. Buon Padoan, il quale ha distrutto già due economie, quella dell'Argentina e quella del Portogallo, ricordiamocelo sempre. E adesso doveva distruggere l'economia dell'Italia, infatti l'hanno messo lì. Poi abbiamo un Matteo Renzi che fa la sceneggiata. È un po' difficile perché sono usciti i dati sui bilanci dello Stato e l'Italia è seconda appena dopo la Germania rispetto al pareggio di bilancio, non al pareggio di bilancio, all'interscambio esportazione-importazione. Sarà difficile per lo signori distruggere. È molto difficile. Definitivamente. Ecco perché si accaniscono, ecco perché mandano visibilmente in giro. Nonostante la recessione, sì. Nonostante l'inflazione, esatto. Nonostante la perdita del lavoro, nonostante tutto quello di peggio che si può immaginare, comunque l'Italia è appena dopo la Germania. Esattamente. E lo sanno bene. Senza avere la possibilità di avere i finanziamenti che ha la Germania. Per quello vogliono colpire la Germania. Perché dà fastidio. Allora, noi abbiamo 51 miliardi di plus valore. Di bilancio positivo rispetto alla bilancia dei pagamenti in esportazione, import-export. La Francia ha 200 miliardi di negativi di debito, sì. L'Inghilterra ce n'ha 250. Esatto, ma adesso diciamo esattamente come stanno le cose. Che cosa c'ha di autentico la Francia? Una volta la Francia era... I formaggi, i vini. Facciamo noi molto. E i vini. Aveva i vini quando l'economia e l'agricoltura italiana si è trasformata, no? Da artigianale, in produzione di vini di qualità, li abbiamo superati immediatamente. Ieri. No, ma perché venivano a comprare il vino qua da noi? Perché da lì non riuscivano a produrlo esattamente, bene. Esattamente. E gli serviva la graduazione alcolica che solo giù in Puglia riuscivano ad avere. Esattamente. Ma noi lì ce l'abbiamo i vini davvero a 14-15 sì, gradi, capito? In Sicilia, in Calabria. In Francia non possono tenere, per una questione di clima e anche per una questione di terreno. Ieri, voglio far presente che ieri, del tutto casualmente... Vuoi mettere i vini del Reno con i vini pugliesi? Il vino pugliese è stato utilizzato a Jezzo, appunto dicevo questo. Che ieri, e del tutto casualmente, sono capitato una bellissima trasmissione di Rai 5 dedicata all'economia del Piemonte, dove hanno fatto vedere delle cose splendide. È una meraviglia. Vedere i vigneti, a Cuneo, Asti. Una cosa allucinante. Ma come tenuti, come coltivati, l'amore, la passione delle persone che producono il vino, una cosa bellissima. Tuttavia, un mio amico che lavorava in una grande impresa di questo genere, e mi raccontava ci ho lavorato anch'io con la Bocchino, ci ho lavorato 3 o 4 anni, ha lavorato sempre per tutta la sua vita, quando è andato in pensione si era dedicato a un prodotto farmaceutico di invenzione di un collega e lui mi diceva che lì la lavorazione dei vini pugliesi era all'ordine del giorno, con tutto che appunto stavamo a quei livelli della grande industria enologica piemontese. Allora proseguiamo. Corrisponde a tale era un arcaico stadio della civiltà mediterranea, sul quale siamo perfettamente d'accordo, legato, anzi per dire che questa cultura, quello che il Bacofen ha scritto, è diventato ormai, malgrado lo iato culturale che noi dobbiamo registrare, una coscienza collettiva. La maggior parte della popolazione italiana si rende conto di questo. Quando noi parliamo di matriarcato primordiale, sono tutti d'accordo, non c'è qualcuno che dice contrario.
di una civiltà mediterranea, legato ai popoli pelasgi, oltre che ad un gruppo di genti del bacino sud-orientale ed asiatico del Mediterraneo. Il Bachofen ha giustamente rilevato che nelle fonti... Siamo sempre lì, fra lì, Siria e Israele, sì, Libano. È lì. Ma c'è anche l'Italia nel Mediterraneo, e quello è il Mediterraneo, diciamo bene. E quando noi parliamo di Mediterraneo pensiamo sempre all'Italia, che è, come dire, una specie di freccia che si protende nel Mediterraneo, ma anche gli altri sono nel Mediterraneo. Ma infatti anche a Roma, nella Roma repubblicana, la famiglia era matrilineare. Fino a un certo punto, poi è cambiato. Poi è cambiato, certo. Per fortuna. Secondo la quale all'origine e al vertice di ogni cosa starebbe un principio femminile. Attenzione. Una dea o donna divina, incorporante i supremi valori dello spirito. Di fronte ad essa non solo il principio maschile, ma anche quello della personalità e della differenza, apparirebbe secondario e contingente, soggetto alla legge del divenire e dello svanire, in opposto all'eternità e alla immutabilità propria della grande matrice cosmica, alla madre della vita. Questa madre è talvolta la terra, tal'altra la legge di natura concepita come un fato a cui gli stessi dei sono attretti. Sotto altri aspetti è tanto Demetra, quale dea dell'agricoltura e della terra ordinata, quanto Afrodite Astarte, quale principio di estasi orgiastiche, di abbandoni dionisiaci, di sregolatezza eterica, dal termine greco etera, non da etere. Avente etera, cioè puttanona. Donna disponibile, diciamo così. No, chiediamo informazioni, è vero, tante presentatrici televisive, siete donne disponibili. No, ben inteso per le telecamere, rimaniamo sempre d'accordo. E non è, avente per corrispondenza analogica la flora selvaggia palustre. Il carattere precipuo di questo ciclo di civiltà consiste appunto nel suo limitare al dominio naturalistico materiale tutto ciò che è personalità, virilità, differenza. Nel porre invece sotto il segno femminile nel senso più lato, il dominio spirituale, tanto da farne spesso appunto un sinonimo di promiscuità panteistica, e da costruirlo in antitesi a tutto ciò che è forma, diritto, positivo, vocazione eroica di una virilità non più materiale. Questo per quanto riguarda l'inizio del discorso, perché la presentazione è molto lunga e io l'ho letta semplicemente per farvi capire la fondatezza e il principio che sta alla base di, ad esempio, di questi recuperi. Ricordiamo che quella statua che noi abbiamo commentato fu recuperata niente po' di meno per l'insistenza fu casuale, è stata recuperata per l'insistenza di cosa? Benvenuto Cellini. Ma non perché no, allora è stata recuperata la coda, perché tutto il corpo residuo invece era stato recuperato del tutto casualmente nel momento in cui facevano lì, proprio dove abbiamo visto la statua. Quando scavavano per fare gli scavi di fondazione della porta, dove abbiamo visto la porta romana, mi pare che è quella, è stato messo adesso la statua della chimera. Sì. Lì ritrovarono la chimera, che era grossa all'incirca la metà di quello che è, diciamo, la copia che è stata messa lì sul logo, in loco. E però c'era la coda mancante, per cui Benvenuto Cellini con
Insistette, oh. Insistette con cosa? Con Cosimo? Con Cosimo. Con Cosimo I. Sì. Lui fece continuare gli scavi, per cui poi fu ritrovata la coda. Vabbè, questa è una precisazione. Ma vabbè. Dietro, no, ma quello che mi interessava di dire a me è che dietro a quegli scavi c'era Benvenuto Cellini, non un primo cogliere. No, perché Benvenuto Cellini è intervenuto dopo, quando hanno scoperto, non ne sapeva assolutamente nulla. Vabbè, ma Benvenuto Cellini faceva l'artista, non è che faceva l'edile. Uno di Tigna, un artista di Tigna, certo. C'aveva una grande Tigna, certo. Questo lo basta leggere la sua autobiografia. Certo, no, certo. Adesso chiudiamola qui nel ricordare che al momento attuale di questa femminilità riceviamo soltanto l'immagine della Madonna. Quando noi diciamo che ricordiamo sempre è la riproduzione di Iside. Esattamente, una di queste divinità. È una di queste divinità di cui abbiamo descritto adesso, però molto limitata rispetto alle altre. No, perché Iside, l'ha ricordato, che la riproduzione di Iside è proprio l'identica copia, come colori, come rappresentazione femminile, con il bambino in braccio, esattamente la fotocopia esatta di Iside, non è ripresa da, è proprio la stessa immagine ripresa esattamente. Stavo dicendo un'altra cosa, perché Mater Matuta, ad esempio, che è una antichissima... Quella con le otto zinne. No, Mater Matuta è una... l'icona di Mater Matuta è la donna con bambini in braccio. Sì. Ed è il simbolismo delle Madonne. E allora, quella con le otto zinne è Cerere. È Cerere. Esattamente, un'altra cosa. Ma volevo arrivare a un altro concetto. Mater Matuta è il simbolismo della femmina madre del bambino, che tiene il bambino, presenta il bambino, mostra il bambino, e che è esattamente la Madonna. Questo che noi diciamo è semplicemente per ricordare che un conto è la storia, tra l'altro Mater Matuta vuol dire la madre delle madri, la supermadre, così come Pater Patrutus è il padre dei padri. Noi lo vogliamo dire semplicemente contro tutti coloro che continuano a pretendere che il mito cattolico, cristiano o quant'altro della maternità sia un mito autentico. Ma perché? E che la Madonna sia effettivamente esistita. Ma può essere esistita una donna che era madre di uno che è stato ammazzato. Ma sai quante donne ci sono? Milioni. Di figli che sono stati ammazzati. Milioni. Allora, io ricordo in questo miliardi, momento, no, milioni. Quella bellissima immagine disegnata da un grande disegnatore degli anni 40, dove si vede una donna in lacrime vestita di nero con la medaglia d'oro del figlio morto in guerra. Ecco, questa per me è la Mater Matuta. Proseguiamo saltando di palo in frasca, perché abbiamo parecchie cose da dire anche in relazione alla significatività del mito. Il superiore diritto proprio alla donna, tornata alla monogamia, attenzione, ecco, vedi, tornata alla monogamia, quindi la Madonna, quella Madonna lì, è monogama perché si è sposato un anziano. Lasciamo scorrere sulle dicerie legate al mito. Comunque è una donna che concepisce l'unico figlio. E quindi c'è quel figlio che lei, perché oltretutto questo figlio è Dio. Non entriamo nel merito, ma qui potremmo, anzi diciamo che... Divagare su mille circostanze. C'è uno studio di Jung sugli scritti gnostici, dove viene affrontato molto bene questo concetto. Ma non è quello che vogliamo dire noi. Noi dobbiamo sempre parlare della chimera. Il superiore diritto proprio alla donna tornata alla monogamia e alla giusta funzione del suo sesso esce tuttavia vittorioso dalla lotta. Cade non il matriarcato in sé stesso, ma solo la sua degenerazione amazzonica. E qui il ruolo delle amazzoni, ecco perché tanto Bellerofonte quanto Teseo combattono contro le amazzoni. E quindi due miti che alla fine diventano... O le Valchirie, poi. Esattamente. La trasposizione gotica delle Valchirie. Esattamente. In se stesso il matriarcato parte dall'idea dell'essenza materiale della donna. Nei miti qui riferiti la donna viene assimilata alla terra, giusto? Perché quando... è fertile. Esatto. Quando Bellerofonte cede di fronte al simbolo della fecondità materna,
Poseidone ritrae la marea devastatrice dalla terra minacciata. La forza maschile generatrice va a riconoscere il superiore diritto proprio alla materia che concepisce e partorisce. Quel che la terra, madre di ogni cosa, è di fronte a Poseidone, cioè è la donna terrestre e mortale di fronte a Bellerofonte. E terra e Psine o Gaia, anche Gine o Gaia, da cui Gineco è Gaia. Gaia, il concetto di Gaia è stato recuperato qualche cinquantina di anni fa da quegli studiosi che nella terra vedevano appunto un'unica cellula vivente. Questo è il concetto di Gaia. Donna vengono equiparate. La donna rappresenta la terra, incarna il principio primordiale terrestre fra i mortali. Per contro, l'uomo generatore appare come il rappresentante di oceano omnifecondatore. L'acqua è l'elemento fecondante. Quando si mescola con la materia femminile della terra, nel fondo buio del grembo materno si sviluppa il germe di ogni vita tellurica. Servio, Georgiche e Plutarco come oceano sta di fronte alla terra, così l'uomo sta di fronte Poseidon, dice. Questo è Plutarco che ha parlato. Sì, oceano. Come oceano, oceano. Poseidone è un'altra cosa. Poseidone è nell'oceano. Esatto, come oceano sta di fronte alla terra, così l'uomo sta di fronte alla donna. Chi avrà il primato? Predominerà Poseidone o la terra? Allora vedi che oceano è Poseidone. Poseidone si identifica con oceano, ma oceano è un'altra cosa. Come dire, è caos e cosmos. E poi c'è la divinità. Sono la stessa cosa. No, poi c'è la divinità personalizzata. È questa la... Sì, è la personalizzazione dell'oceano Poseidone. Ecco. Vabbè, cioè, c'è una personalizzazione. Certo, certo. Come caos e come cosmos e caos. Come forma umana. Certo. È questa l'antitesi che si riflette, attenzione, nei miti qui considerati. Bellerofonte e Poseidone cercano di far trionfare il diritto paterno. Tuttavia, essi cedono dinanzi al segno della maternità generatrice. Il sale dell'acqua, contenuto e simbolo della forza virile. Giuseppe de Bello Iudaico, specialmente Plutarco Simposio, non è destinato a devastare, bensì a fecondare la materia. Quindi Giuseppe e Giuseppe Flavio, ricordiamocelo. Quindi la presenza anche in Giuseppe Flavio, che ha rappresentato veramente il momento di congiunzione tra parte della cultura romana e quella cultura giudaica, è qui espresso. Non a caso si chiama Giuseppe Flavio, è un nome strano. L'uno e l'altro. Non è destinato a devastare, bensì a fecondare la materia. Il principio materiale della maternità si riafferma sulla forza immateriale e risvegliatrice di vita dell'uomo, sì che le donne lice prevalgono su Bellerofonte. Le donne lice, le donne della lice. Della licia, sì. Ecco perché abbiamo detto che la lotta intrapresa da Bellerofonte contro il diritto... Diciamo dove si svolgono i fatti. Perché i fatti sono molto... A basso territorio. Sono molto cosmologizzati, sì. Perché sì, noi li andiamo a identificare, ma sono fatti immateriali. Ma la chimera comunque sì. È stata uccisa perché devastava dei territori ben precisi. Sì, questo è vero, però... Diciamo che qui, come puoi ben vedere, la mitologia come, è altra cosa. Come la mitologia di Ercole che doveva uccidere... E come tutta la mitologia legata all'Odissea, certo, e all'Iliade, teniamocelo certo, bene. Certo. Quindi non rientriamo in questa terrestrità, perché a noi ci interessa un'altra cosa. Ci sono le donne della licia che ci interessano. Prevalgono su per me. Ecco perché abbiamo detto che la lotta intrapresa da Bellerofonte contro il diritto delle donne non fu vinta che a metà. La derivazione naturale propria ad un amazzonismo ostile al principio monogamico cede dinanzi al figlio di Poseidone, che però a sua volta finisce col cedere di fronte alla donna restata fedele alla sua funzione fisica naturale, che è quella di generale.
di generale. Allora teniamo presente una situazione della contemporaneità, cioè c'è la femmina che non è più fedele alla sua funzione fisica naturale, perché le femmine, soprattutto in Italia, non figliano più. E qui abbiamo quindi... E le donne in carriera in particolare. Soprattutto quelle, quindi... Cioè quelle che assumono atteggiamenti prettamente maschili. Legate strettamente a quel tentativo appunto di iperfemminizzazione del maschio, il quale della donna coglie soltanto l'aspetto mascolino, cioè la donna che comanda. Cioè la donna mascolina costringe il maschio a femminizzarsi. E quanto... Vediamo che cosa dice di Pegaso, che è veramente molto bello. Allora, voi sapete che Pegaso è il cavallo alato. Il cavallo alato viene rappresentato in due maniere. Eroe di molte storie, fra esatto, l'altro. Infatti, allora, non solo cavallo alato perché ha le ali, ma ci abbiamo anche il cavallo alato unicorno, con un solo corno. Quindi sono due raffigurazioni, ma qui ad esempio è descritto molto bene. Anche Pegaso ha superato questa forma inferiore poseidonica della forza, quindi la forza immateriale poseidonica che è rappresentata dal mare, da oceano, che quando colpisce è una forza informe, che non ha forma, colpisce, allaga, distrugge, allagando. Tsunami. Appunto, è lo tsunami. Ah, voglio ricordarvi, sennò poi me lo dimentico. La vera definizione della parola golem... che il golem, noi sappiamo, fa parte del mito giudaico del rabbino. Particolarmente centro mitteleuropeo, ricordiamo. Medioevale mitteleuropeo. Kazaro, sì, probabilmente molto kazaro. In ogni caso si avviene alla storia del golem, quella narrata dal grande scrittore... In Ungheria. No, viene a Praga. Praga, vero. Esatto, nel ghetto di Praga. Esatto. Il grande scrittore esatto. Meyrink, ai nostri amici che sono interessati di questa cosa, volete acquistare il libro Der Golem, oppure vedete il film, grande film del 1920, 22-23, sì, dell'espressionismo tedesco, si può vedere tranquillamente. Bellissimo. Su internet. Der Golem. Allora, che cosa significa Golem? Golem significa forza senza forma, massa senza forma. Cosa succede? Il rabbino del ghetto di Praga, dal fango informe crea la materia umana vivente, il quale si rivolta contro il rabbino e distrugge il ghetto. Ricordiamocelo bene. Proseguiamo. Le sue ali per rappresentare quello che in realtà succedeva spesso, perché il ghetto è stato molte volte, vari ghetti molte volte sono incendiati, sì, autoaccensioni. No, ma adesso che è lo stesso. La spinta che ha portato questi signori al dominio mondiale si sta ripercuotendo contro di loro e si vede in maniera molto chiara. Allora, per quanto riguarda le ali di Pegaso, le sue ali lo portano in cielo. Ovesso, montato da Aurora, attenzione, c'è anche Aurora che monta su Pegaso, annuncia oggi... Eos. Attento, annuncia. Inizialmente era solo lei, era Eos, che andava su Pegaso o sul carro. Esattamente, beh, attenzione a non confondere il carro con Febo, No, il simbolismo... Certo, no. Allora, le sue ali lo portano in cielo, ove esso, montato da Aurora, annuncia ogni mattina l'avvicinarsi della luce, sfolgorante Dio solare. Non è però lo stesso sole, è solo il suo messo. In terra e in cielo egli obbedisce alla donna. Là ad Etene, qui a Mater Matuta. Quindi Pegaso obbedisce a Mater Matuta. La Eos dei Greci. Che t'ho detto esso io? Subisce ancora il diritto Muliobre come Bellerofonte, quindi Bellerofonte, figlio di Oceano, subisce comunque questa forza. L'influenza. Esattamente. Ma come Aurora rimanda al sole che si approssima, così esso subisce rimanda l'influenza, perché Bellerofonte rappresenta l'uomo, l'uomo umano, non il semidio. Attenzione, quello è un po' anche la trasposizione di Teseo, che però deve combattere, convivere, viene influenzato dagli agenti semidei o dei raffigurati. Esattamente, la lotta primordiale contro il principio femminile comunque, in ogni caso.
anche perché Teseo, per tutte le sue imprese, utilizza una donna che è una maga, Arianna, ecco, che è la rappresentazione del ragno che tesse la tela anche lei, esattamente, come Penelope. Esattamente, esattamente. Ricordo che il nome Bellerofonte ce l'aveva la nave in cui fu tenuto prigioniero Napoleone. Non è un caso, per me non è un caso. Esso rimanda al superiore il principio solare, che è il fondamento del patriarcato. Quindi il principio solare, laddove il principio solare si afferma, cioè dove c'è il... È con il mito di Mitra che rappresenta dove il c'è sole, la che rappresenta... c'è il principio patriarcale. Esso ha superato lo stadio più basso della forza senza aver ancora conseguito quello supremo. La vittoria piena fu riservata ad altri, ad Eracle, a Dioniso, agli eroi apollinei, non a caso. Dinanzi Dioniso ha un atteggiamento molto più, diciamo, Apollino, più elevato, ecco. La da semidio proprio. Sì, la divinità apollinea ovviamente è la divinità maschile del principio maschile trascendentale. Puro, sì. Dinanzi a costoro si piega non solo l'amazzonismo, ma la stessa ginecocrazia monogamica, e si portano al principio paterno... Spieghiamo alla gente che sennò ginecocrazia e monogamica risulta un po' complicato. Significa che quando tu hai una sola moglie... Attenzione, questo è un che produce un solo uovo fertile, sì, e c'hai la possibilità solo di discendenza. Sì, quindi questa è una cosa molto... È una preclusione... vista, insomma, in maniera adeguata, non credo che... Però, siccome il principio femminile è un principio di un po' orgiastico, no, di qualcosa di... Orgasmico. Sì, insomma, di questo genere. Quindi riportare il principio femminile che è legato... io... l'ho pensato tante volte, un harem, l'harem è ginecocratico, noi possiamo dire quello che vogliamo, ma uno che gestisce 30 femmine, è 30 dura, femmine, è dura, 30 femmine che se la girano tra di loro, è dura, e lui arriva ogni tanto e dà una botta, insemina qualcuna, ma dà insomma, una botta. Ma studiato, dinanzi a costoro si piegano, è poco credibile. Essi portano, non a caso mi colpì moltissimo quel bellissimo film tratto dal libro Harem della Vittoria Aliata, la Vittoria Aliata che era stata dentro un harem, cioè esattamente, ha scritto quel libro da cui poi è stato tratto il film Harem, è molto interessante. Ricordiamoci che la Vittoria Aliata è stata anche a 15 anni la traduttrice di Tolkien, e queste coincidenze insomma hanno un significato. Diciamo chi è Tolkien. Chi non lo sa. Diciamolo, dai. È quello che ha quel grandissimo scrittore inglese che in un'epoca assolutamente di carattere positivistico ha scritto dei romanzi mitici, risuscitando una mitologia, sia pure di carattere spurio, raccontando storie che non hanno niente, però con carattere mitico, diciamo così. Si sta discutendo infatti da qualche decennio sulla distruzione del mito intenzionale da parte di questo regime, di questi signori che stanno andando al potere da 30-40 anni in particolare, perché il mito fa pensare, fa riflettere, fa entrare nella dinamica delle azioni. Il senso di tradizione, credo. Certo, il senso della tradizione, ma soprattutto del recupero delle radici e dei fondamenti delle radici. Esattamente. E quindi la capacità di interpretare le azioni, di interpretare le vicende, i fatti, le idee. Certo, e questo invece è stato intenzionalmente devastato negli ultimi 30 anni, appunto cercando di distruggere il senso del mito. Esattamente. Quando invece tutta la civiltà e la cultura è imbevuta di mito. Esattamente. Il successo di Tolkien, dei suoi due libri più importanti, La Compagnia dell'Anello e Lo Hobbit, è appunto dovuto al fatto che l'umanità ha capito, no?
E qui ci vorrei mettere anche il libro che ancora è molto letto. Di chi? Di quel scrittore che ha denunciato la cosa importantissima che riguarda appunto il matrimonio di Gesù con la Maddalena. Mm. Non me lo ricordo. E ci hanno fatto anche un film, no? Non me lo ricordo. No, proprio non riesco a capire chi intendi. Quell'autore, io sono stato distratto dalla parola Hobbit, per cui Ma chi ha scritto oltre a quello? Ci hanno fatto quel famoso film con tutta la storia che serviva per documentare come era stata tenuta segreta questa storia del matrimonio di Cristo con la Maddalena, da cui sarebbero uscita la dinastia dei Carolingi. Vabbè ragazzi, ve lo dirò in un secondo tempo. Tanto mi viene in mente, ti immagini, è uno dei libri più noti e l'autore è uno dei più... Andiamo avanti, dai. La vittoria piena fu riservata ad altri, attenzione, questo è importantissimo, ad Eracle, a Dioniso, agli eroi Apollinei. Dinanzi a costoro si piega non solo l'amazzonismo, ma la stessa ginecocrazia monogamica. Essi portano il principio paterno di là dai vincoli della materia allo stadio di forza solare, conferendogli così quel superiore significato incorporeo solo secondo il quale la sua supremazia di fronte al matriarcato legato alla materia può essere durevolmente consolidata. Che significa? Che il maschio che può pretendere di assumere a una supremazia sul matriarcato e sulla ginecocrazia informe è un maschio che deve essere con la forma, deve imporre la forma, infatti, la disciplina, la forma all'interno della famiglia, certo. Il pater familias che non viene più riconosciuto, leggeremo anche altre cose molto interessanti sul misconoscimento del ruolo paterno nella famiglia, proprio perché gli uomini non sono più uomini, sono mezzi uomini, scappano tutti, vanno da tutte le parti, l'uomo non può imporre la sua visione patriarcale all'interno della famiglia. In conclusione vorrei leggere un ultimo pezzo che potrebbe essere questo. Giuliana Fallaci? No, c'è tre. Ah. Lunus e Luna, la virilità lunare. Nel punto in cui il principio materiale materno viene riferito non più alla Terra, ma alla Luna, l'inquadramento cosmico del problema circa i rapporti fra i due sessi si fa più agevole. La Luna sta al Sole come la donna sta all'uomo. Oh, questa è una percezione che abbiamo. La donna è lunare, il ciclo lunare influenza il ciclo femminile. Incredibile. È incredibile l'identificazione tra il ciclo lunare e il ciclo femminile. Ma più di così, che cosa dice? No, l'astrologia non conta niente, l'astrologia degli astri. No, ma tu, contro quello che dici tu, coglione, stronzaccio di materialista. La polarità che la materia terrestre comprende in sé come unità e che solo nelle sue nascite si manifesta in modo differenziato, vale a dire il sesso maschile e quello femminile, si presenta nel cielo sotto specie di forze cosmiche ben distinte. La Luna, nella sua materialità, è femmina, cui l'uomo si contrappone sotto specie di sole, e di natura solare ignea e incorporea. È importantissimo il concetto che l'igneo, cioè il fuoco, è incorporeo. Può salire dal corpo, ma è incorporeo, è pura fiamma, è pura energia che si esprime sotto forma di colore solare, perché il fuoco è rosso, come il sole.
La luna nella sua materialità è la femmina a cui l'uomo si contrappone sotto specie di sole e di natura solare, ignea e incorporea. Già nel sogno di Giuseppe, Mosè 1:37, 9:10, l'apparire del sole e della luna fu riferito rispettivamente a padre e a madre. In ogni suo aspetto il rapporto esistente fra i due enti celesti sembra riflettersi in quello fra uomo e donna. Di fronte alla materialità della luna sta l'immaterialità della forza virile solare e della forza virile solare. In sé e per sé la luna è oscura, è vero, al pari della materia femminile terrestre. Essa è una privazione, penia. Solo grazie ai raggi solari essa si desta alla vita. E qui vorrei dire la mitologia della favola, no? Della favola medievale rinascimentale, dove la bella addormentata nel bosco viene risvegliata dal bacio alla vitalità, dell'uomo, alla vita, al sesso, alla maternità, dal bacio del principe azzurro. Questi la fanno partecipare alla luce e la rendono feconda. E qui vorrei ricordare il mito della nascita di Gesù nella grotta. La nascita di Gesù nella grotta. 13 volte copiato. Più chiaro di così, perché cavolo, non me lo viene ancora a raccontare. Dove dicevo, tu nasci in una grotta. Al gelo. Pam pam. Tuttavia la luna splende di uno splendore estraneo, tratto da altro. Come Penia segue Plutone, così la luna segue il sole. Desiderosa e bisognosa del luminoso Helios, essa ne segue perennemente ad intervalli regolari l'orbita. Essa ci appare dunque del tutto come una terra cosmica, materiale come la nostra terra, recettiva come essa e come essa maternamente feconda. Nel suo perenne crescere e diminuire, la luna è quasi un simbolo dell'eterno mutamento proprio alla creazione scaturita dal grembo materno della materia. Sic dixit, Bachofen, con commento di Julius Evon. E per ritornare a quel formidabile libro da cui ho tratto il film, possibile che tu... Non me lo ricordo. Tu c'è presente la scena, io non riesco proprio a inquadrarlo. L'hanno fatto vedere 4-5 volte anche in televisione. Non l'ho visto. Che inizia che trovano un uomo morto disteso a forma di croce. Non me lo ricordo. Sotto la piramide che ha festeggiato l'elezione del massone e finanziere Macron, lì, quello di vetro, la piramide. Quello di vetro. Ancora quello, no? E parte lì questo romanzo. Vabbè, tanto i nostri amici lo capiscono perfettamente. Il romanzo parte di lì e c'è tutta una vicenda di carattere spionistico internazionale che serve tutto, e infatti, perché c'è un riferimento a Leonardo. Il codice Da Vinci. Da Vinci, ah, quello è il film? E certo. Dan Brown. Esattamente. Dan Brown parte. Ma tu lo sapevi, questo me lo stai dicendo adesso. Siamo allora, dici prima. Ma io non mi ricordavo il nome di Dan Brown. Allora, il film parte dalla visione della ultima cena. No, io non l'ho visto il film, ho letto il libro. San Giovanni, che quello che loro dicono San Giovanni in realtà è la Maddalena. Io ho fatto una ricerca ulteriore, come tu sai, mi pare che tu te lo ricordi. Sono andato a cercare tutta una serie di affreschi della ultima cena e in tutti gli affreschi compare alla destra di Gesù Cristo compare una figura femminile. Solo i preti sono capaci di dire che quello è San Giovanni. Perché oltretutto, per avallare la tesi che Cristo non era sposato, perché gli costerebbe molto dire questo, si sono dovuti inventare il mito che San Giovanni... Leonardo da Vinci era molto ambiguo, Ma lascialo fare, perché ce ne frega. Quindi sì, tutto è possibile. Ti faccio vedere tutti i quadri dell'ultima cena, non c'è un quadro,
non c'è un affresco in cui alla destra di Cristo non ci sia una forma molto ambigua, che l'unica interpretazione è che è una femmina, e cioè la Maddalena. Ma d'altra parte non è detto, non è escluso che fra i discepoli di Cristo non ci fosse anche una donna, o ma anche, o anche più donne. Ma poi scherzi, ma è ovvio, no? Non solo. Anzi, io penso che come tutti, diciamo, le correnti mistico-religiose, quelle più assidue sono le donne. Infatti, non solo, ma concludiamo. Qualora il mito inventato nei Vangeli fosse stato vero, dobbiamo ricordare che in quel momento lì, in Giudea, non era concepibile un rabbi che non fosse sposato, oltre a lui. Dopodiché abbiamo chiuso. A presto, cari signori. Bene, bene, sempre, so long, sempre, so long, so long, così con quest'altro braccio. Sì. Sempre, so sempre, long. Sempre, sempre. Buon proseguimento, alla prossima. Pace e bene.